Ok, allora, buonasera a tutti e benvenuti a questo quarto appuntamento con i seminari brevi targati IT Sezione Friuli Venezia Giulia. Io sono Fabio Marzolla, consigliere gruppo giovani e dottorando in ingegneria qui a Trieste. Ricordo che il format dei seminari brevi è stato introdotto dalla nostra sezione con lo scopo di trattare, diciamo, di discutere con degli esperti del settore, temi di estrema attualità. Oggi, assistiamo al secondo intervento sul tema digitalizzazione e dati, iniziati con il dottor Foglio Sbroia-Vacca, qui presente, come presidente, oltretutto, qualche settimana fa, che ci ha parlato di dati e di come usarli, anche e soprattutto in ambito, diciamo, clinico, fino a parlare di Human Digital Twin. Mentre oggi, per questo secondo intervento in tema, abbiamo il piacere ovviamente di avere come relatore il professor Maurizio Fermeglia, che diciamo dubito abbia bisogno di presentazioni, però per chi non lo conoscesse, insomma, è attualmente professore ordinario del Dipartimento di Ingegneria e Architettura qui all'Università di Trieste, è stato anche rettore ovviamente della stessa università ed inoltre è anche inserito diciamo, nella classifica Top Italian Scientist, che è un grande traguardo per un ricercatore. Quindi ci parlerà di che impatto, diciamo, sta avendo e avrà sul mercato del lavoro questa progressiva digitalizzazione, diciamo, della società, che indubbiamente porterà alla scomparsa magari di alcune professioni, lasciando magari strada a nuovi posti di lavoro che dovranno necessariamente, diciamo, essere colti dai giovani. Verrà quindi analizzato il cambiamento delle industrie, che cambiamento delle industrie stanno subendo, tipo si parla già di Industria 5.0, dovuti appunto all'utilizzo di nuove piattaforme di comunicazione, dei big data, dell'intelligenza artificiale e ovviamente dei digital twin. Ecco. Quindi sotto questa luce è interessante inoltre capire come dovranno evolversi le principali competenze dei futuri ingegneri industriali e come quindi le università dovranno adeguare i loro piani di studio per preparare ingegneri competenti anche in questo scenario in costante evoluzione. Per cui, senza rubare altro tempo all'intervento, lascio la parola al professor Fermeglia e vi auguro buona visione. E buon ascolto. Grazie, grazie mille per l'invito, grazie alla sezione Friuli Venezia Giulia dell'IET, è sempre un piacere chiacchierare con voi su queste tematiche. Grazie mille Fabio per l'introduzione. Mi date solo qualche secondo per fare lo sharing del mio schermo, in modo tale da aiutarmi anche con qualche slide per la mia presentazione. Ok, a questo punto dovreste, datemi solo un cenno che vedete e le slide che mi sentite. Sì, ok. Bene. Come è stato anticipato, io vi parlerò di digitalizzazione di big data, ma più che andare in profondità su queste tematiche, pensavo di approfondire con voi proprio l'effetto che questa digitalizzazione avrà sulle professioni del futuro. L'agenda che ho pensato è sostanzialmente divisa in queste due parti. Nella prima parte affronterò il tema della digitalizzazione, anche cercando di capire quali sono gli indicatori che spingono l'economia, tutte le nuove industrie, la rivoluzione tecnologica, fino ad arrivare ai concetti che in qualche modo per voi sono già noti, che sono i digital twins, forse un po' meno l'internet delle nanocose e senz'altro sicuramente sì l'intelligenza artificiale, per poi arrivare al mercato del lavoro prevedibile al 2030 e con tutte le implicazioni che questo comporta. Allora, vediamo innanzitutto che cosa sta succedendo e quali sono i driver che ci fanno pensare che dobbiamo pensare in modo diverso nel futuro rispetto e anche nel presente rispetto a quanto avevamo fatto nel passato. La popolazione mondiale cresce, vedete la previsione dell'aumento della popolazione a fine secolo, arriveremo
più o meno attorno ai 12 miliardi, anche se crescerà un po' di meno rispetto a quanto è cresciuta nel passato, e la popolazione, tra l'altro, mondiale è destinata a crescere molto di più nei paesi meno sviluppati rispetto ai paesi più sviluppati. Queste sono le perspective del World Population Prospects di qualche anno fa. La popolazione mondiale cresce, non solo cresce, ma invecchia anche. Qui vedete il rapporto tra la situazione attuale al 2020 e la situazione a livello mondiale al 2050. Notate come si impoverisce in maniera molto importante la fascia bassa, le strisce basse che riguardano la popolazione più giovane, mentre l'altezza di questa specie di empire state building diventa sempre, sempre più alta. Che cosa succede della formazione in questa situazione? Questi sono dati presi da Eurostat, dalla yearbook di un anno e mezzo fa, del 2020 sostanzialmente, ed è la percentuale di persone tra i 25 e i 64 anni con diploma di livello almeno secondario al 2019. Naturalmente la situazione critica non è certamente quella della Scandinavia, del centro Europa, dell'Inghilterra, è quella della Spagna, dell'Italia, della Turchia, della Grecia e di alcuni altri paesi che stanno più o meno colorati di arancio o arancio tenue o arancio più blando. Siamo a dei livelli molto molto bassi in termini di persone con diploma. Se andiamo anche a guardare il discorso degli abbandoni scolastici, sempre li consideriamo al 2019, nel segmento di popolazione tra i 18 e i 24 anni, vediamo che di nuovo, ancora una volta, le zone più critiche sono proprio le zone di italiane, magari non la regione Friuli Venezia Giulia, ma l'Italia, la Spagna, la Turchia e altri paesi evidenziati in arancio hanno una fortissima percentuale di abbandoni scolastici. E questo non è bene, perché l'Europa si è data degli obiettivi per l'istruzione. Gli obiettivi di Lisbona prevedevano una riduzione dei tassi di abbandono al di sotto del 10% e un aumento al 40% dei 30-34 anni con un'istruzione universitaria. Questi erano obiettivi che l'Europa si era data al 2020. Come siamo? Siamo male, siamo malissimo, perché in Italia i laureati sono solo il 20,1%, mentre in Europa i laureati sono il 32,8% mediamente. Quindi vuol dire che non abbiamo questa forza come italiani per poter competere a livello europeo con gli altri paesi che ci circondano. Certo, possiamo competere con la Spagna, con la Grecia, con la Turchia, ma non è questo l'obiettivo che ci poniamo. Perché vi ho detto tutto questo? Vi ho detto tutto questo perché, semplificando delle cose molto complicate, ma noi ingegneri siamo fatti così, tendenzialmente andiamo a semplificare i sistemi complessi, i fattori che spingono l'economia sono il numero di laureati, la percentuale di popolazione giovanile e la capacità di innovare. Io ho cercato di dimostrarvi con dei numeri che non abbiamo quasi nessuna speranza nei primi due. Non abbiamo un numero di laureati sufficientemente elevato e non abbiamo una percentuale di popolazione giovanile. Non ci resta che puntare sulla terza, che è la capacità di innovare. Capacità di innovare è naturalmente collegata, e lo sarà sempre di più, all'evoluzione delle piattaforme. Si è arrivati alla terza piattaforma, che prevede tutta una serie di elementi importanti. Sostanzialmente si sono moltiplicati gli utenti, si sono moltiplicate le applicazioni e sostanzialmente si sta arrivando a delle soluzioni, quelle che vengono chiamate per la industria intelligente, cioè si è passati da un modello a mainframe terminale, ai PC, ai device mobili, fino ad arrivare alla situazione attuale dove i dati sono sostanzialmente dappertutto. Si sta andando
addirittura verso un nuovo modello di industria che viene chiamata industria 5.0, oltre l'industria 4.0. Quali sono i fattori abilitanti dell'industria 5.0? Lo vedete più o meno riportati qui. Si parla del blockchain industriale, si parla tanto di droni, si parla di exoscheletri, si parla di tecnologia additiva, 5G e realtà mescolata, realtà mixed reality. E questo perché? Perché non basta più un'industria che era etichettata 4.0, che era sostanzialmente basata su sistemi fisici cibernetici. Nell'industria 5.0 dobbiamo inevitabilmente metterci un sacco di creatività all'interno del nostro sistema industriale. Quindi certamente obiettivi che continuano ad essere quelli dell'industria 4.0, ma collegati con sistema cognitivo. L'industria 5.0 comincia a diventare umano-centrica e vedrete che alla fine del mio intervento spiegherò esattamente che cosa questo significa e quali sono le opportunità che il personale, le persone che si avvicinano alla carriera tecnica possono avere. Quindi non si parla solamente di avere una grande attenzione alla persona umana, si tratta anche di avere una grande attenzione alla sostenibilità, e su questo ci sono milioni di posti di lavoro disponibili all'interno della transizione ecologica, e anche di resilienza. Ma su che cosa è basata la tecnologia che vi sto raccontando? È basata su questi tre grandi settori: il settore dell'intelligenza, il settore digitale e il settore, diciamo così, misto. Al di là di parole chiave che già conoscete, i digital twins, la blockchain, l'intelligenza artificiale, vedete che al di sotto, a base di tutti questi sistemi, esistono due elementi fondamentali. Il primo è la privacy e l'etica digitale, che ha qualcosa a che fare con la cyber security, ovviamente. E l'ultima, quella più bassa, è il quantum computing, perché ci stiamo rendendo tutti conto che non riusciremo con le tecnologie di calcolo attualmente disponibili a creare tutto quello che vogliamo creare. Appunto, tecnologie. E che tecnologie si prevede che verranno utilizzate pesantemente nel 2025? Questo è un survey fatto dal World Economic Forum, in collaborazione con LinkedIn. E come vedete che le principali tecnologie, queste sono le risposte che hanno dato le aziende che assumono le persone. Si parla di cloud, si parla di analitica, di capacità di analizzare big data, internet delle cose, di nuovo, vedete, crittografia e cyber security, intelligenza artificiale. Non vado avanti perché, come vedete, vi ho solo elencato le principali. E come notate anche che tutte quelle che ho elencato finora hanno una percentuale di crescita molto, molto, molto interessante. Le due più importanti sono il cloud e proprio la cyber security. Beh, quello che sta succedendo in questi giorni a livello di penetrazione dei sistemi è abbastanza emblematico in questo settore. Tra le varie tecnologie, quelle che sono abbastanza interessanti sono quelle in qualche modo legate anche con la sostenibilità. Vi presento Olly. Olly è un autobus che è stato stampato con stampanti in 3D, che non ha un autista, che è basato sul software dell'IBM Watson, e sostanzialmente chi vuole usare Olly monta sul bus, dice a voce alta dove vuole andare e Olly lo porta, cercando anche di minimizzare il percorso. Sì, uno dice questo sulle strade della California ancora, anche se non so se avete guidato qualche volta nella periferia di Los Angeles, ma è peggio che guidare a Roma. Comunque, nelle strade sulla California, sì, bene. In realtà, Olly è anche presente sulle strade di Torino e
Non ho visto ancora bene i risultati, però anche sulle strade di Roma ha fatto la sua apparizione. C'è ancora molta strada da fare per poter avere oli sulle strade del Cairo, per esempio, o a Nuova Delhi, però insomma, pian piano, con calma e con pazienza ci arriveremo. In questo sistema è interessante vedere e anche discutere quali sono i pilastri del metodo scientifico del XXI secolo. Vi dico questo perché qui c'è anche una tendenza alla convergenza delle tecnologie. I pilastri del metodo scientifico sono tre, sono sempre stati tre: la teoria, sia a partire dall'antichità, combinata con gli esperimenti, Galilei e Newton la dicono in maniera molto forte, e dalla simulazione, Metropolis, von Neumann, Fermi, dal 1940. L'eccellenza nella scienza richiede leadership in tutte le tre aree, quindi teoria, esperimenti e simulazione. Non è un caso che negli Stati Uniti è stato coniato alcuni anni fa un progetto che si chiama Materials Genome Initiative, un'iniziativa del genoma del materiale, dove infatti notate che in buona sostanza si vuole mettere assieme tool di tipo computazionale con strumenti di tipo sperimentale e guarda un po' con i digital data, perché poi le informazioni all'utenza, sia che ne so, in termini di welfare, in termini di energia, arrivano dall'interpretazione dei dati digitali che vengono supportati vuoi da esperimenti, vuoi da sistemi di simulazione. E ovviamente questo accade perché? Perché abbiamo a disposizione una modellistica che mi permette di muovermi dalla quantomeccanica fino agli studi di life cycle assessment, quindi gli impatti ambientali, e passando ovviamente per la progettazione ingegneristica, che è basata a sua volta sulla simulazione di processo e così via. Questi strumenti, che sono strumenti di simulazione, vengono ad essere affiancati in maniera pressoché identica con gli strumenti di tipo sperimentale, in modo tale da verificare a ciascun passaggio che i dati sperimentali siano compatibili con i dati simulati. In tutto questo uno dice, beh, quindi vuol dire che noi abbiamo a disposizione degli strumenti per fare delle simulazioni. Ma di che strumenti stiamo parlando? Stiamo parlando degli HPC, degli strumenti di calcolo avanzato, che stanno avendo degli sviluppi incredibili. Questi sono lo sviluppo della potenza di calcolo in gigaflops. In blu sono i computer, il top, mentre il giallo è una media dei 500. Il blu è la somma, il rosso è il top e il giallo è la media dei 500. E che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di confrontiamo, vogliamo confrontare le potenze di calcolo con la potenza del cervello umano. E vinciamo noi, eh? Vinciamo noi cervelli umani, perché guardate, più o meno nel 2010, una decina di anni fa, più o meno avevamo questo posizionamento del cervello umano rispetto ai computer. È prevedibile che verso 2024, 2025, le performance dei computer, messi anche magari tutti messi assieme, potrebbero arrivare alle performance del cervello umano. Perché dobbiamo pensare a HPC ispirati al cervello umano? Perché un HPC, lo vedete, corrisponde alla capacità del cervello. Può essere più o meno raggiunta quando arriveremo a 10, 2, 3, 10 esaflops con 4 petabyte di memoria. Un HPC così potrebbe anche essere disponibile più o meno fra qualche anno, ma con un consumo di oltre 20-30 megawatt di potenza. Il cervello umano consuma 20 watt. Il nostro cervello è quindi milioni di volte più efficiente. Quindi è lì che bisogna andare a guardare, bisogna andare a vedere che come funziona il cervello umano per cercare di capire, di progettare delle macchine che possano imitarlo. Siamo lontanissimi, siamo abbastanza lontani, diciamolo pure così. Forse la soluzione può venire dalla quantum computing, come osservate il TRL. E comincia a diventare ragionevole, solamente che prima del 2030-2035 non potremo avere né hardware né software che siano a un TRL tale da poter entrare nel nostro sistema industriale. Vi dicevo che c'è una convergenza di tecnologie, questa convergenza
è abbastanza chiara. Ho preso un esempio, quello che è l'NBIC, che è la convergenza delle nanotecnologie con le biotecnologie, con l'ICT e anche con le scienze cognitive, con le neuroscienze. Questo perché? Perché tendenzialmente i nostri scienziati stanno cercando di sostituire i mattoncini di Lego che sono stati usati nei secoli, nei decenni precedenti per costruire i sistemi prodotti, che erano due, i bit e gli atomi. E con questi mattoncini di Lego si sta costruendo tutto. La convergenza NBIC sta dicendo che non ci saranno solo i mattoncini di Lego dei bit e degli atomi, ma useremo anche i geni e anche le sinapsi per poter costruire dei sistemi sempre più complessi. Volete alcuni esempi? Forse l'esempio più lampante e quello che avrà l'applicazione più immediata è l'internet delle nanocose, cioè applicazioni healthcare e tecnologie indossabili che servono a trasferire i dati che arrivano da nanomacchine che verranno inserite nel corpo umano, vengono portate a livello di wearable technology, di tecnologie indossabili, dove vengono sostanzialmente omogeneizzate e trasferite al big data. E ora capite che quanto importante diventa il discorso della cyber security in quest'ottica qui, perché se qualcuno dovesse intercettare i dati mentre li stiamo trasferendo, avrebbe a disposizione dati personali di chiunque. Pensate ai presidenti degli Stati Uniti, pensate a candidati a qualche elezione, sarebbe una cosa veramente disastrosa. Allora si capisce anche come mai c'è tanto tanto interesse sul 5G, perché questo trasferimento tra la tecnologia indossabile e i big data dovrà avvenire attraverso il 5G, perché abbiamo la necessità di geolocalizzare la posizione del nostro generatore di dati. Questo porta naturalmente ad un'evoluzione del digital twin che tutti conosciamo. Nasce nell'ambito dell'industria meccanica, ma si sposterà inevitabilmente all'interno dei sistemi bio. Come? Con quella creazione di un modello, di un twin, di un gemello digitale di ciascuno di noi all'interno di un ospedale digitale, dove anche la figura del medico sarà sostanzialmente diversa. Le previsioni di mercato, non tanto di quest'ultima parte del digital twin che vi ho raccontato, sono molto molto importanti e si va a parlare di miliardi di dollari già nel 2026. Ma parliamo di intelligenza artificiale, quindi di tutto quello che è collegato all'intelligenza artificiale, il machine learning, il deep learning. Stiamo parlando di qualcosa che il computer sa fare. Il computer però non ha un'intelligenza generalista come può avere il cervello umano. È intelligente, certo, ma resta un oggetto. È utile e molto efficiente per task che sono ripetitivi. Ma pensateci un attimo, ma il computer è dotato di 5 sensi? Beh, più o meno sì, perché ce li ha quasi tutti, insomma, alcuni sono più sviluppati, altri meno, però il computer sente, parla, il tatto c'è, qualche caso, il gusto anche, l'odore c'è. Quello che manca al computer è il cosiddetto sesto senso, e non penso che nei prossimi 20, 30, 50 anni riusciremo ad avere un computer con il sesto senso. Perché lo dico? Ma perché si parla di intelligenza artificiale e a me piacerebbe anche che qualcuno magari lavorasse sull'intelligenza normale, ma il significato della parola intelligenza si sposta negli anni. Guardate, dalla Treccani ho preso la definizione. Intelligenza è il complesso di facoltà psichiche e mentali che consentono di pensare, comprendere o spiegare i fatti o le azioni, elaborare modelli astratti della realtà, intendere e farsi intendere dagli altri, giudicare e adattarsi all'ambiente. Queste sono cose che un computer non riesce a fare. Oltretutto, quello che era intelligente anni fa, oggi non lo è più. Un tempo un campione di scacchi era considerato intelligente, oggi non lo è più. Perché il computer è un campione di scacchi, come è un campione anche di tanti altri giochi. Quindi l'intelligenza umana si sta spostando verso la creatività e quindi si allontana dall'intelligenza artificiale. E questo è un bene, perché torniamo ai discorsi che abbiamo fatto all'inizio. Se non abbiamo giovani, se non abbiamo
una popolazione istruita, allora dobbiamo sostanzialmente supplire a queste mancanze con le creatività. E in futuro sarà sempre di più questo ragionamento. Questo mi porta ad andare a vedere che cosa succede dei lavori del futuro. Questo è un bellissimo lavoro ormai datato, ma ripreso e poi riaggiornato anche di recente da parte di studiosi inglesi, Free and Osborne, che hanno riportato la probabilità di una riduzione massiccia di occupati al 2030. Vedete che i telemarketers, gli auditors, i venditori, gli scrittori di documenti tecnici hanno probabilità di sparizione che è, diciamo, dal 90% in su, cioè non li avremo più. Questa è una buona notizia, in realtà non lo è. La sparizione dei telemarketers significa che il sabato finiranno di telefonarci per cambiare carrier telefonico, in realtà lo farà un robot, quindi continueremo ad avere questa rottura di zebedei allucinante. Comunque, quello che è interessante vedere è che qui sotto ci sono invece i lavori del futuro che non saranno interessati da una riduzione massiccia di occupati. E ci sono delle spiegazioni facili. Il clero, per esempio, uno può credere o non credere a una religione, ma certamente se ci crede non andrà mai a confessarsi da un robot o a farsi dare la comunione da un robot o qualunque altra attività di tipo spirituale. Così come pensate agli allenatori di basket o ai dentisti o ai terapisti. Insomma, ci sono dei mestieri che sono tutti collegati a un forte contenuto intellettuale. Il panorama dell'occupazione del 2025 cambierà. Nel senso che, se vedete, questa è la suddivisione del lavoro in percentuale di ore spese dagli umani e dalle macchine. E vedete che nel 2020 la percentuale di lavoro speso dalle macchine era del 33%, mentre nel 2025 è prevista il 47%. E questo non porterà ad una riduzione del numero di occupati, ma paradossalmente addirittura il numero di occupati arriverà a 97 milioni, e mentre il numero di posti di lavoro persi a livello mondiale sarà di 85 milioni. Il problema però è che se uno esce dal mondo del lavoro non ha le competenze per rientrarci con le competenze che saranno richieste nel 2025. E qui lo vedete in maniera ancora più chiara, l'effetto dell'automazione sia negli Stati Uniti, questa parte prima, che in Europa, che poi sostanzialmente sono abbastanza simili, e il numero di ore che e le percentuali di ore che devono essere dedicate a skill di tipo tecnologico piuttosto che a skill di tipo manuale. Questi stanno sostanzialmente sparendo. Ecco, ho detto che però abbiamo un problema. In tutto il mondo abbiamo un problema, particolarmente in Italia. Il problema del reskilling, perché certo arrivano i robot, però i lavoratori devono essere riconvertiti. Questo vuol dire che più o meno il 50% dell'attuale forza lavoro avrà bisogno di un percorso di reskilling nel 2025. La tecnologia cambia il profilo dei lavori, sono necessarie competenze diverse, perché le competenze hanno già una fortissima instabilità. Questo che voglio condividere con voi, mi sto avvicinando alla fine di questo percorso, è quanto Kai-Fu Lee, che è un po' l'ideatore e il realizzatore dell'iPhone, tanto per dire, no? Una persona qualunque, fece qualche anno fa al TED a Boston, e disse, ma vediamo l'effetto dell'intelligenza artificiale sui mestieri. E cosa ha fatto? Ha preso un asse delle X e ha messo i mestieri classificandoli in funzione della creatività da questa parte e della ottimizzazione da questa parte. Poi ci ha pensato su e ha detto, ma questo non è sufficiente, devo metterci anche un asse delle Y, che è l'asse che lui ha chiamato compassion in inglese, che però non è compassione, è sostanzialmente l'empatia, la capacità di dialogare con altri esseri umani. Ecco che si creano quattro quadranti. È interessante vedere questi quattro quadranti, perché, ecco, questo è Kai-Fu Lee, un quadrante è molto semplice, questo qua, quello dove c'è
scarsa empatia e tanta ottimizzazione. E qui la farà da padrone il robot, intelligenza artificiale. Nell'altro quadrante, questo quassù, invece c'è spazio sostanzialmente almeno per i prossimi 50 anni solo per umani, con una piccola percentuale di aiuto da parte dell'intelligenza artificiale. Perché? Perché la creatività e l'empatia la fanno da padrone. Quello che è una zona molto interessante, soprattutto per noi che dobbiamo in qualche modo creare le persone che dovranno entrare nel mondo del lavoro, è questa. Qui si vede che si forma un modello di tipo quasi, io vorrei chiamarlo core shell, cioè un cuore dove è fondamentale avere un supporto di intelligenza artificiale. E poi c'è uno shell invece che è dato dalla capacità di creare delle relazioni empatiche con altri umani. E qui di cosa c'è bisogno in questo quadrante? C'è bisogno di persone che riescano a percepire quali sono le esigenze della comunità. Dialogare con le persone, pensate a un malato di 80 anni, che insomma più o meno non è che sia così sgamato sull'intelligenza artificiale, ma al contempo queste persone che lavorano nello shell devono essere competenti sulle tecniche di interrogazione delle basi dati e dei big data e quindi dialogare con l'intelligenza artificiale, cosa che l'umano normale non sarà in grado di fare. Poi c'è questa zona che è ancora molto molto poco definita, che dipende un po' dal posizionamento, ci può essere un aspetto umano così come ci può essere un aspetto di intelligenza artificiale. Ecco, questo mi sembra estremamente interessante e per arrivare poi di fatto a giustificare questa industria 5.0, interessante cosa ha scritto Julian Nida Rümeling di recente. Questo è un libro tedesco, ma hanno fatto anche la versione italiana, se volete la potete trovare. Dice sostanzialmente, lui è stato ministro della cultura con il governo Schröder anni fa in Germania, e dice la sfida del XXI secolo non è la tecnologia, ma l'etica. È un po' come il HAL nel famoso film di Kubrick del 2001, Odissea nello spazio, un'intelligenza che sta in bilico tra deliri di onnipotenza e stupidità infantile. È un po' l'incubo della sottomissione dell'uomo alle macchine. Ripeto quello che ho già detto, il computer non è una macchina semantica, reagisce per algoritmo, non intende il significato di una lingua né può intendere le intenzioni di un essere umano, che invece sono le prerogative di quel discorso di empatia che facevamo poc'anzi. Ecco, vorrei chiudere, visto che si parla di cultura e di intersezione della cultura con la tecnologia, ecco, questo è un dipinto che quasi tutti conoscono, questa è la Cappella Sistina di Michelangelo, la creazione di Adamo, un dipinto del 1510. La vita cos'è? Questa è proprio il nostro Signore che dà la vita ad Adamo, ma la vita, non so se avete mai fatto caso, perché è stato creato questo grafico dietro all'immagine del Dio? Perché questo è sostanzialmente un cervello. Quindi la vita è conoscenza. Quindi di fatto nel dare la vita, il Dio dell'epoca ha voluto dare la conoscenza ad Adamo e poi noi l'abbiamo gestita qualche volta bene, qualche volta meno bene. Tutto questo che vi sto raccontando ha un costo, certamente, e comunque se qualcuno pensa che avere un sistema educativo importante sia costoso, basta provare l'ignoranza e vedrete che l'ignoranza costa molto di più. Ecco, io vi lascio con questa considerazione, sperando di essere stato nei tempi, e la chiudiamo qui, se ci sono domande o curiosità, non lo so come venga gestita questa fase. Comunque grazie mille a tutti, grazie dell'invito e grazie dell'attenzione che avete riportato in questa mia chiacchierata. Maurizio, ti ringraziamo tantissimo perché come al solito hai avuto questa capacità di sintesi e anche di trasmissione, in questo caso di conoscenza, molto molto semplificata, cioè sei arrivato veramente a trasmetterci qualcosa in poco tempo, ma anche
in maniera molto intensa. Siamo partiti da quelle strane piramidi, no, che si stanno modificando e siamo arrivati al concetto di conoscenza. Ci hai fatto fare un bel viaggio, grazie, grazie a Maurizio. E continueremo questi nostri seminari sempre su questi temi, diciamo, di frontiera di innovazione e vi attendiamo tutti al nostro prossimo appuntamento. Grazie a tutti, alla prossima. Grazie mille, arrivederci e buon lavoro.